Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Ricomincia la Serie A, riparte la Serie A, quindi riparte il mio carissimo, la mia carissima rubrica riassunto della giornata, per cui vi vado a riassumere praticamente 9 partite, ragazzi, dicendo i miei pareri a proposito del risultato della partita stessa. Ragazzi, ricordo che non ci sarà la Juventus, perché della Juventus se ne parlo sempre in un video a parte, essendo la mia squadra del cuore. E quindi vado a parlare praticamente di tutte le partite, eccetto quella della Juventus. Partiamo subito con i neocampioni d'Italia. Forse abbiamo sbagliato un po' troppo, secondo me, a sottovalutarli, perché comunque le qualità vedo che ce l'hanno e gli mancano anche parecchi titolari. Ricordiamoci che Simone Inzaghi è un allenatore che sa valorizzare bene i giocatori dal quale magari non ti aspettavi tanto, e con questo saranno veramente molto molto. Di questo saranno molto molto contenti i giocatori come Çalhanoğlu o magari Eriksen, qualora un suo ritorno, anche se è ancora un po' difficile la situazione più che altro burocratica di Eriksen, ragazzi. Dzeko sembra veramente una spalla perfetta, arriverà anche Correa, poi ci andremo ad aggiungere anche Lautaro e Sanchez, per un comparto di attacco veramente, secondo me, di alto livello, quindi bisogna andare un po' a vedere come si svilupperà nel resto, ma io vedo veramente un buon comparto di attaccanti nell'Inter. Con Mourinho ora la Roma ha finalmente uno spirito vincente che non ho visto in 2 anni con Fonseca. Fonseca era un ottimo allenatore, metteva in campo veramente bene la squadra, un allenatore secondo me molto sottovalutato, però secondo me se c'era qualcosa da rimproverare a Fonseca era di imporre lo spirito vincente, un po' quello che è mancato allo stesso Pirlo nella Juventus, quindi allenatori magari un po' più vecchiotti ti riescono a trasmettere questo spirito. Allenatori più giovani che riescono a fare questo, gli unici che conosco sono praticamente Conte, Allegri, altri ne conosco veramente pochi. Una Fiorentina che comunque è poco propositiva, ma dobbiamo ancora vedere, perché la Fiorentina potrebbe essere una delle sorprese di quest'anno. Il loro obiettivo sarà riconfermarsi dopo tanto tempo nella parte sinistra della classifica, diciamo come obiettivo minimo, e vedremo se ci riusciranno. Però davanti alla Roma di Mourinho hanno dovuto cedere. Di Francesco bollito, Di Francesco ormai sono un po' di anni, è alla Sampdoria, è al Cagliari, ora al Verona, che fa veramente male. Se questo non è il suo anno, sarebbe praticamente il terzo consecutivo dove Di Francesco fa male, anzi il quarto se contiamo anche l'ultimo anno alla Roma. Quindi bisogna un po' rivedere le carte in tavola, perché Di Francesco in questo momento sembra un allenatore veramente troppo prevedibile. È vero che le sue squadre fanno comunque sempre ottime prestazioni, ma c'è da dire che alla fine il gol non si trova. Zaccagni alla fine fa un gol su giocata individuale, un altro sul rigore, quindi insomma deve far giocare un po' più la squadra, soprattutto nella zona gol. Vedremo se il tempo mi darà ragione. Per quanto riguarda il Sassuolo, ragazzi, sembra la solita macchina da gol che era quella dello scorso anno. Bisogna vedere se Dionisi troverà la stessa continuità che ha trovato De Zerbi. Sensazioni positive anche per la Lazio di Sarri. E ragazzi, Sarri, Spalletti, Allegri, Vecchietti li hanno un po' ributtati dentro quest'anno. Però comunque le sensazioni di questa Lazio sono positive. Se andrà via Correa, come si dice, perché sembra veramente un passo dall'Inter nel momento in cui sto registrando, arriverà Kostic. Secondo me sarà una squadra molto molto forte, con Kostic, Pedro e Felipe Anderson, che sono degli esterni sicuramente di tutto rispetto, messi a disposizione per Sarri, anche se sarei stato molto molto felice se sarebbe rimasto Correa. È ovvio che anche uno tra Caicedo e Muriqi di troppo, ma direi che questa Lazio finalmente si sta delineando e Sarri sta prendendo sempre più in mano questa squadra, che ha fatto comunque un discreto precampionato e vuole disputare anche un ottimo campionato, nonostante comunque le giocate siano tutte individuali per quanto riguarda i gol finora. E ora grandi cose per il Bologna, perché sembra veramente l'anno definitivo di Mihajlovic, che dopo 2 anni e mezzo con il Bologna, veramente positivi, non c'è stato mai un momento dove magari si è rischiato l'esonero o cose simili. Mihajlovic sta veramente facendo una cosa straordinaria al Bologna. Questo praticamente è il suo quarto anno, se contiamo tutti gli anni. E vince anche in 10 con la Salernitana, praticamente una cosa fantastica. E secondo me questo può essere l'anno definitivo del Bologna, che deve assolutamente cercare di ottenere la parte sinistra della classifica se vuole ottenere veramente qualcosa di forte. E chissà se una big va a fare male, chissà se una big va a fare male, perché il Bologna potrebbe a quel punto anche ambire l'Europa League, se la gioca comunque con altre squadre. Molto molto bene anche l'Atalanta di Muriel e Piccoli. E Piccoli sono un po' d'anni che fa veramente veramente bene e viene veramente trascurato. Lo Spezia non ha trovato spazio, ma da riserva nello Spezia ha fatto 6 gol tra campionato e Coppa Italia. Ora decide al 94esimo, una sfida importante per l'Atalanta. Credo che questo classe 2000 debba essere, no, se non mi sbaglio 2001, neanche 2000, debba essere un po' più sfruttato, perché è veramente un ottimo animale d'area di rigore e mi ricorda molto dei grandi bomber.
Quindi magari l'Atalanta in questo momento può puntarci, anche se non è squadra da 4-3-3, magari quell'attaccante che te la butta dentro, quell'attaccante magari un po' più sarriano, un vero numero 9, ragazzi. Che Roberto Piccoli può veramente fare, vedremo se sarà il suo anno. Per quanto riguarda l'Atalanta, e alla fine non ci sono parole per descrivere un giocatore come Muriel, il Torino di Juric farà ancora tanta strada per arrivare a quei livelli lì. João Pedro comanda, João Pedro praticamente salva il Cagliari con un gol eccezionale, poi segna anche su rigore. Non ho visto il Cagliari di Semplici dello scorso anno, per me quest'anno il Cagliari non lotterà di nuovo per non retrocedere. Semplici sa come si mette in campo una squadra e ha veramente fatto un miracolo sportivo secondo me lo scorso anno con il Cagliari. Però c'è da dire che lo Spezia di Thiago Motta forse meritava la vittoria. Thiago Motta non so quanto mi possa scendere come allenatore, so solo che comunque sto vedendo veramente un ottimo Spezia, o almeno questo ho visto con in casa del Cagliari. E quindi il pareggio alla fine forse sta un po' più stretto allo Spezia, perché potrebbe un po' più stretto al Cagliari, scusate, perché lo Spezia secondo me poteva ottenere qualcosa di più. Andando a concludere, andiamo a concludere con altri due match, uno molto importante che è quello di Sampdoria-Milan. Io vedo lo stesso Milan dello scorso anno, ragazzi, perché alla fine Maignan è stata una saracinesca in stile Donnarumma, la difesa è stata sistemata praticamente con l'arrivo di Tomori e nel finale si è addirittura usata la difesa a 3, che potrebbe essere veramente un'opzione per il Milan di Pioli di quest'anno, qualora se dovesse decidere di acquistare un altro difensore centrale, che magari all'occorrenza può fare anche il terzino destro, perché Kalulu può giocare benissimo in quella posizione. Forse bisognerebbe provare, opzione mia, magari anche uno come Balotelli, nonostante sappiamo che quest'ultimo ha buone doti offensive. Io ho visto praticamente il Milan dello scorso anno che vince in qualche maniera, deve cercare di segnare, anche se non ha proprio un bomber che ti fa magari 40 gol a stagione, perché Ibra non se le gioca tutte e quindi il gol è arrivato da Brahim con un tiro deviato, con una cagata praticamente di Augello. Si inizia bene anche per il Napoli, non che fosse talmente difficile vincere in casa del Venezia. Insigne che dopo il primo rigore sbagliato ha fatto veramente un qualcosa veramente di ottimo secondo me. Dopo che hai praticamente tutte le critiche addosso e sbagli un rigore, ci devi avere coraggio a tirare l'altro. E l'ha segnato e gli è andata comunque bene, perché se non lo segnava le critiche gli sarebbero piovute addosso ancora di più. Ma aspettavo sinceramente leggermente di più da questo Napoli che vince con un rigore e con una giocata individuale di Elmas. Ma sono i primi tempi per Spalletti e sicuramente avrà molto molto tempo per organizzare bene questa squadra. Dopo comunque 2 anni di assenza ci sta. È stato comunque fortunato a beccare il Venezia, perché secondo me il Napoli ha ancora ancora ampi margini di miglioramento. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario, un dislike. Commenta se siete d'accordo. Se sei d'accordo con me, se l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione, link per seguirmi su Instagram. Da Monispor07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.